Well, the match started on a good foot. They left me open to start with, which just opened the floodgates for an all-out good offensive game for me. I don't want to sit here and take all the credit. This is definitely a team win. My teammates kept feeding me the ball, getting me the ball in the right positions. And it was just great to come out with somewhat of an easy victory and 2 points in the championship. È una partita che è iniziata già sotto i migliori auspici, fin dall'inizio i compagni sono stati bravi a metterlo in ritmo, lui ne ha approfittato e fin dall'inizio si sentiva, bisogna dire, confident con il canestro, a suo agio con il canestro, e quando le cose iniziano bene è più facile farle proseguire bene, e così è stato. È stata poi una vittoria del team, perché è vero che lui ha fatto 12, 40 con 12 triple, però sono stati anche bravi i compagni a metterlo in ritmo nel modo giusto. This is my new career high in 3-pointers made and points in a game. Dice che il suo record sia come posso come point? Points. Sia come punti and threes, both of them. Sia come punti che come numero di triple è il suo record. I've made 9 threes 4 or 5 times before. Ho fatto 9 triple già 3 o 4 volte, ma 12 non era mai arrivato. Our energy, I guess, we just fed off from the cup and our fans being here. It was great to have a lot of support here tonight. Coach has done really well with keeping us well rested and what we need to do for each game. And it's been great that he's understood that our bodies are tired and he's taken care of that for us. Allora, una vittoria di squadra, nel senso che i ragazzi, tutto il team ha giocato bene, e questo è frutto non solo appunto del lavoro in palestra, ma anche di avere così tanti tifosi che seguono la squadra. È stato bellissimo vedere così tanta gente al palazzetto, nonostante la stanchezza della scorsa settimana gli ha dato una spinta ulteriore. La stessa cosa il coach in settimana, è stato grande, ha lavorato bene con tutta la squadra, e i risultati della domenica si vedono durante il lavoro di settimana. I'd like to give a shout out to Robert Morocco for, e anche a Roberto for Marocco, keeping us. Che il nostro preparatore atletico che sta facendo un ottimo lavoro. Definitely when we have fans behind us, it's a lot of adrenaline pumps into our veins, but like I said, we've done well as a squad to maintain our bodies in good shape. L'adrenalina gli arriva anche dai tifosi che gli hanno dato una spinta ulteriore nonostante la stanchezza di questi giorni. È stato bello giocare stasera qui e vincere per loro. I don't expect anything. I take it day by day. I'm not going to tell you what's going to happen 3 days from now. I only take it one step at a time. Ragioniamo step by step, cioè una partita alla volta. Le cose stanno andando molto bene. A inizio stagione magari non ci aspettavamo di essere così bene, però viviamo partita dopo partita e sta andando bene. I mean, our ultimate goal is to win the championship, but I mean, right now we're focusing on Imola. I mean, it's not. È ovvio che l'obiettivo è quello di vincere il campionato, però ripeto, ragioniamo partita dopo partita, pensiamo subito alla partita di Imola, partita di domenica. Shooting takes confidence. You have to have confidence in your own shot. I can miss 5 in a row and then hit 10 in a row. I'm not gonna stop shooting because I missed 3 shots. I mean, I'm here to shoot the ball. I'm not here to pass up shots that I'm supposed to shoot. Obviously, if I miss 10, then I mean I need to figure another way to get points. Dice lui non è uno che ha degli scrupoli nel tirare, cioè se tira sbaglia la prima, sbaglia la seconda, lui prova ancora a tirare la terza, perché il ruolo di un tiratore è quello di continuare a tirare e diciamo diventa più a suo agio, diventa più confident continuando a tirare. Però se sbaglia cambia l'attitudine, sbaglia l'attitudine, certo. Giusto.